Buonasera a tutti e benvenuti, metà azzurro e metà rossonero, virtualmente, idealmente, il San Paolo a porte chiuse, purtroppo come tutti gli stadi italiani, come gran parte degli stadi europei, naturalmente nel post lockdown legato alla pandemia. Mertens salta Conti, attenzione, attenzione, la grande parata di Gigio, la grande occasione di Mertens, palla allargata per Mario Rui, Mertens ruba il tempo, Mertens ho paura, grande parata di Gigio. Bella palla in aria per Rebic, Rebic si volta, Rebic avete in mezzo, Teo, gol, Teo Hernandez, ha ritrovato il gol Teo, non sognava dal 19 gennaio Teo, contro l'Udinese, assist di Rebic, gol di Teo, il Milan in vantaggio, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi, piangi Suma, piangi e critica che poi segniamo. Ancora la palla recuperata da Zielinski, Zielinski salta Paquetá, ricorrilo, Paquetá, non lasciarlo tirare, ti prego, Paquetinho mio. Insigne la mette in mezzo, pericolosissima Gigio, gol. Gol del Napoli di Lorenzo. Se l'è ritrovata addosso Gigio, come fa a passare questa palla? Dice ai compagni. Cialla si libera bene per Saelemaekers. Prima palla toccata da Alexi, dentro per Isma Benna. Ecco Rebic, Rebic che serve Ibra. Il tiro, la parata di Ospina. Mena subito il tiro in apertura di ripresa. Saelemaekers, ancora Mario Rui che salta Alexi, attenzione Ruiz allarga il gioco, ci lavorano i fianchi, palla dentro, gol di Mertens, eh sì, la deviata Romagnoli, che si fa giropalla, Leao, non si allarga, Leao, il tiro di Leao, la palla è alta, gran botta di Leao di sinistro. Jack prova ad andare per linee centrali, prova a imbucarla, Rebic, il tiro murato, Jack in area, finisce a terra, calcio di rigore, a terra Jack Bonave. Vediamo, lo prende ragazzi, lo prende. Ragazzi, ma lo prende da tutte e due le parti, perché non è rigore? Gol! 2-2! Chicco che sei! 2-2, quando la palla è sul dischetto sei prigioniero e adesso siamo liberi, la palla è entrata, 2-2, che cocche sei! Ecco Jack, Alexi prova a servire e fallo da dietro e c'è il secondo giallo per Saelemaekers. Finiamo la partita in 10. Va bene così, sono contento per il punto, è un Napoli che funziona come un orologio, un Napoli perfetto, un Napoli durissimo da giocare oggi come oggi, contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli abbiamo fatto 10 punti su 12. Grazie per essere stati con noi, ciao a tutti.